Benvenuti a Il Punto. Trasmissione settimanale dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, settimanale di attualità politica con ospiti oggi i consiglieri regionali Gianluca Cirignoni, esponente del gruppo Umbria Popolare, e poi lo presentiamo meglio: Lamberto Bottini, esponente del Partito Democratico parto con Gianluca Cirignoni perché è la prima volta che si presenta in trasmissione e non è eh, facente parte della Lega Nord quindi una novità che naturalmente consigliere eh, la, chiedo, la, chiedo, la chiedo di spiegare anche al pubblico televisivo abbiamo detto Umbria popolare unito sì. tecnicamente al nuovo centrodestra qui. Sì è una questione solo tecnica questo gruppo nasce in consiglio regionale a sostegno della candidatura per le prossime elezioni regionali a governatore del sindaco di Assisi Claudio Ricci eh, di fatto, eh, io mh, ho abbandonato eh, la Lega Nord e quindi ho cambiato anche il gruppo. Eh, è stata una scelta molto sofferta, la mia devo dire la verità, ma eh, mi sono purtroppo alla fine reso conto che eh, dall'avvento di Maroni in poi, passando anche per la segreteria Salvini, Purtroppo la Lega si è molto lombardizzata, quindi è diventato un partito molto territoriale a difesa più che mai degli interessi dei Lombardi, una questione anche forse legittima, ma io da ombro devo pensare agli interessi degli ombri, della nostra gente e del nostro territorio. Eh, tra l'altro devo dire che ero rimasto l'unico in Toscana Umbre e Marche di sette consiglieri regionali, otto consiglieri provinciali e uno eurodeputato C'ero rimasto solo io a tenere alta la bandiera e alla fine, insomma, quando mi sono reso conto che era ora di campionare, ho fatto la mia scelta sofferta, dura, perché io sono entrato in politica esclusivamente per il federalismo, per la riforma federale dello Stato, per, entrare, per condividere il progetto di Umberto Bossi e alla fine quando mi sono reso conto di certe questioni ho dovuto fare questa scelta e l'ho fatta, la rivendico a testa alta, senza paura e con il coraggio sempre di metterci la faccia. La candidatura di Ricci alle prossime elezioni regionali lei l'ha anche definita scelte coraggiose quelle che ha fatto Ricci e popolari, come cito l'istituzione del gruppo volontari per la sicurezza ad Assisi che opera col comando della polizia municipale ha allontanato dalla città cattoni campinomadi la strenua difesa della famiglia naturale, quella fondata sull'unione tra uomo e donna. Cito proprio quello che lei ha individuato come insomma, è un po' la barra da Io seguire. Io che visto che le elezioni regionali sono ormai alle porte dopo 40 anni eh, di governi a senso unico, eh, il centrodestra abbia la possibilità di presentare una persona credibile, qualificata che è coraggiosa e che Oh, effettivamente Potrebbe vincere e quindi potrebbe eh, storicamente cambiare eh, l'indirizzo di questa regione dopo 40 anni di strapotere, di predominio insomma, della sinistra, deciso anche dagli elettori. Ovviamente in questo caso avremmo questa possibilità. Eh, credo che abbia dimostrato eh, e dimostri nel corso del suo mandato da sindaco e da assessore prima eh, quelle che sono di essere una persona sia moderata, un politico moderato, ma anche capace di fare scelte eh, coraggiose come quelle che hai poco prima ricordato. Ecco. Penso che l'Umbria abbia bisogno eh, di cambiare e su questo c'è eh, diciamo, l'appoggio a questa candidatura. Lamberto Bottini, casa PD, la ditta PD, diceva Persani l'altro ieri rispondendo a Renzi sul fatto che lui conosce bene le regole del partito. Un partito che eh, magari sembra anche in subbuglio però resta unito, questa è un po' la, la direzione chi meglio di Lamberto Bottini ci può dire come stanno le cose anche in casa del Partito Democratico, il partito di maggioranza di questa regione. Ma direi che il PD oggi più di ieri porta delle responsabilità enormi perché guida direttamente il governo nazionale, lo guida in una fase difficilissima per il nostro paese, per i destini dell'Europa. Ed è evidente che in un partito che fra l'altro oggi raccoglie anche un consenso importante, no, ci sia una discussione, ma credo anche molto salutare e anche fisiologica, e anche molto serrata, no, su alcuni temi centrali no, della, della politica che riguardano il futuro dell'Italia e, e come l'Italia stessa si colloca no, rispetto alle prospettive dell'Unione Europea. Quindi è un partito che discute, è un partito che discute, e credo che questo sia un punto importante se questa discussione interna appassiona anche i cittadini e non sia soltanto una discussione interna. Ma credo che i temi insomma, no, sui quali la dialettica insomma, anche negli ultimi giorni no, si è sviluppata siano temi che effettivamente meritino di essere approfonditi, non liquidati no, con, molta, con molta semplicità. E che dire? Credo che, che questa responsabilità che è sulle spalle del Partito Democratico eh, vada, ma sono convinto di questo, eh, declinata al meglio, perché penso che il PD oggi sia effettivamente la risorsa politica sulla quale l'Italia deve credere per cercare insomma, di uscire da una crisi drammatica. E, e quindi c'è il problema di essere all'altezza no, di questi temi. Credo che le discussioni che si stanno facendo, le riforme che si stanno prospettando, a volte magari soltanto annunciate perché non è semplice poi no? entrare nell'ingranaggio e rendere concrete le cose che si intende, si intende fare, ma credo che siano eh, come dire, prospettive che hanno l'obiettivo di modernizzare il Paese, di renderlo più dinamico, di renderlo più competitivo, di allargare le opportunità, di rispondere alle alle esigenze soprattutto delle nuove generazioni che non trovano possibilità di realizzazione. E sono tutte tematiche come dire, che entrano e stanno dentro il progetto e il ruolo del Partito Democratico. Direi un po' a tutti i livelli. No? In questo momento ovviamente l'attenzione in particolare si è concentrata anche sulla discussione che è avvenuta a livello nazionale, come giusto che sia. Ma è importante far capire i termini a volte della discussione. No, che non siano discussioni soltanto del gruppo dirigente, non finalizzate a posizionamenti, ma che effettivamente stanno affrontando problematiche complesse. Mai pensare che esistano ricette facili per problematiche complesse o che ci sia magari un pensiero unico rispetto a problematiche complesse. L'Italia ha bisogno di discutere, no? ha bisogno anche dei cittadini che stanno dentro, che tornino a trovare le condizioni per partecipare alla discussione politica perché i cittadini che si chiamano fuori, come dire, no, no, a volte non è un bel segno, ma non soltanto per la democrazia, non è un bel segno per quello sforzo collettivo che un Paese deve fare quando vive momenti così drammatici no, di crisi socio-economica. Quindi il Partito Democratico oggi ha delle responsabilità molto grandi, è evidente da questo punto di vista, e, e ritengo che nel Partito Tutto ci sia questa consapevolezza quindi questo allineamento tra consapevolezza e responsabilità che porta. Bottini, entriamo anche nei particolari e veniamo anche a noi in Umbria. Ha parlato di riforme. Quindi a partire dalla riforma del lavoro che è attinente a quello che sta facendo il Partito Democratico e il governo in particolare fino a scendere proprio nella nostra regione. Quali sono le riforme ancora da attuare? Quali saranno le priorità di questa fine legislatura e dell'inizio della prossima ormai, l'anno prossimo ci sarà un nuovo, una nuova assemblea legislativa? Ma le priorità io direi mh, alcune, alcune, la priorità centrale, diciamo, no, quella che mh, come dire, va avanti a tutto il resto, è trovare, eh, no, eh, diciamo così, eh, la sinergia per uno sforzo che trovi anche un po' di risorse per cercare di rispondere al, dra rispondere al dramma no, dell'assenza di lavoro. No, che colpisce l'Umbria in maniera anche superiore no, a quelli che sono i parametri di altre regioni. Questo è un tema centrale no? e credo che lo dobbiamo affrontare anche rivedendo un po' la leva fiscale, perché bisogna in qualche maniera mandare anche segnali no, che possano incrociare le difficoltà, soprattutto di chi le vive davvero cioè di, soprattutto le difficoltà di chi le avverte in maniera più pesante e quindi di tutta quella fascia che si è ampliata e che come dire no, è sulla soglia no, diciamo, di non farcela più. E da questo punto di vista credo che un governo del centro-sinistra debba mandare no, segnali precisi in quella direzione. Un altro aspetto è per esempio la concretizzazione anche delle riforme fatte, mi riferisco alla riforma sanitaria, no? Uno delle grandi competenze insomma, no, della regione è la sanità, eh, non soltanto per le risorse che, come dire, no, che, richiede, che, che richiede, ma fondo perché è il pilastro proprio no, del, del welfare con una competenza totale praticamente delle regioni. Ecco, noi abbiamo fatto una riforma credo importante, una riforma che eh, aveva l'obiettivo come di razionalizzare un pochino le risorse, i servizi, ma senza perdere un centimetro della qualità che nel tempo l'Umbria è riuscita a dare ai propri cittadini sul versante di una sanità che è ai vertici no? di quella nazionale. Ma permangono dei problemi, no? per cui a volte non basta soltanto come dire, fare una buona riforma, bisogna guardare dentro per come questa riforma si attua e quello che fondamentalmente non riesce a risolvere, no? Noi abbiamo ancora un grandissimo problema per quanto riguarda le liste d'attesa e di recente la giunta regionale no, si è attivata proprio in maniera anche significativa per cercare di rimuovere un tema fondamentale perché è concreto, perché impatta con tutti i cittadini. Ricordo che è stato annunciato che, che si faranno certo, visite anche di notte, esatto, sì, insomma, si un rapporto con le strutture, eccetera eccetera. <clears throat> Ma questo è un punto centrale perché come dire, no, in un certo senso condiziona comprensibilmente anche il giudizio dei cittadini rispetto alla sanità. Questo è un tema. A volte vediamo i corridoi dei nostri ospedali con no, tanti posti letto che non ci sono e, e malati che vengono messi nei corridoi. Credo che non sia un elemento no, in linea con la qualità diciamo, complessiva dei servizi sanitari della nostra regione. Beh, Quindi sentire... ci sono degli aspetti che vanno particolarmente curati, perché da, non sono piccoli particolari, sono elementi che a volte condizionano in senso positivo o negativo la fiducia dei cittadini verso le istituzioni. Volevo sentire anche l'altra campana, e qui naturalmente c'è Gianluca Cirignoni, sul tema generale delle riforme, ma in particolare anche sulla sanità, visto che siamo entrati nel discorso sì, credo... che coinvolge tutti. Certo, io credo che in Umbria innanzitutto ci sia bisogno di rilanciare l'economia, di sostenere la nostra economia. Questo dovrebbe passare anche con il sostegno diretto da parte della regione alle imprese tramite diciamo, sia Sviluppo Umbria che Jepafin, ma vedendogli di far fare anche una cura dimagrante dal punto, a queste due società dal punto di vista delle dirigenze che sono. Obiettivamente troppe e in più bisognerebbe anche vedere, cercare di rilanciare, di avere una banca del territorio perché purtroppo quella manca e lì ovviamente le nostre imprese, quando poi devono andare a chiedere diciamo, sovvenzioni e finanziamenti, se non c'è una banca territoriale sicuramente soffrono di più. Su questo credo anche ci sia da fare poi per rilanciare il turismo, passare per l'aeroporto San Francesco, l'aeroporto che abbiamo ombro per vedere. Di collegare al meglio la nostra regione con le capitali Siamo in Europa, volenti o nolenti, e siamo una regione europea, quindi facciamo parte di questo, di, questa, diciamo, di questo grosso continente e bisogna vedere di collegare al meglio l'Umbria e di attrarre il turismo utilizzando per l'aeroporto. Eh, Così come bisogna razionalizzare anche eh, tutte quelle di attività di promozione del turismo, eh, di, eh, per l'innovazione e quant'altro eh, di cui la Regione eh, è responsabile e magari pensando di fare una società unica. Questo credo che sia importante. Dopodiché sulla sanità e purtroppo la sanità ombra che sì, ha i conti in regola, ma è vero che anche ha anche avuto eh, diversi scandali e problematiche. Eh, scandali mi faccio da Sanitopoli all'inizio diciamo, della legislatura, se ne parlò ormai, eh, lavoro in cambio di voti, eh, poi passando per i posti letto fantasma, altra recente inchiesta per la quale per saltare le liste d'attesa, sì, eh, qualcuno all'interno di qualche ASL eh, ci sono le inchieste insomma dava dei posti letto-fasulli, creavano posti letto-fasulli per saltare le liste d'attesa, eh, fino, fino anche purtroppo a quello che è accaduto recentemente a Terni, in cui insomma, un medico è stato arrestato dalla polizia per aver chiesto una mazzetta sempre per eliminare una lista d'attesa. Quindi tutto gira purtroppo intorno a queste liste d'attesa che eh, sono obiettivamente troppo lunghe. Per la nostra regione, per i nostri cittadini, e, e quindi devono essere assolutamente questa deve essere una priorità, devono essere assolutamente ridotte. Eh, non sarà facile, però credo che uno degli impegni debba essere questo. Altro impegno credo che la regione può fare qualcosa sia sulla viabilità. Quindi sulle infrastrutture, eh, non solo sulle grandi infrastrutture, ma anche sulle infrastrutture più piccole regionali, viabili regionali. Quindi eh, mi faccio dalla, dalla sistemazione delle strade comunali all'ammodernamento, alla, all alla, alla sistemazione delle rotonde, ad esempio la creazione di nuove rotonde e l'eliminazione di incroci pericolosi che possono essere perseguiti dalla regione finanziando adeguatamente la legge 46 del 97, che è appunto una legge regionale che prevede che si possono dare questi fondi per sistemare questioni sul nostro territorio sistemare punti pericolosi sul nostro territorio e ad ammodernarli in più sulla sicurezza killer, lei ha parlato di incroci sì. killer a San Giustino ricordo sì, la io vicenda diciamo come cartelli. provengo dall'Alto Tevere Ombro quindi conosco bene eh, purtroppo la, la, il degrado delle strade di quel territorio e abbiamo fatto iniziative in cui abbiamo apposto su incroci particolarmente pericolosi teatro di incidenti mortali delle segnalazioni eh, che li definivano incroci killer proprio per segnalarli ai cittadini qualcosa si sta muovendo, ho visto che i comuni, qualche comune sta cercando chiedendo alla regione di partecipare ai bandi proprio per questa legge 46 del 97 e, e quindi insomma, la regione questo può fare e se mette le adeguate risorse e finanzia adeguatamente questa legge sicuramente il territorio eh, ne beneficia, così come sulla sicurezza abbiamo una legge regionale sulla sicurezza per la quale si possono la regione può finanziare tante attività eh, decise dai, dai nostri sindaci, dai nostri comuni sulla sicurezza, eh, una delle quali è anche l'istituzione e il sovvenzionamento di corpi volontari di vigilanza, come è stato fatto, come ricordava lei prima, ad Assisi già da tempo. Ecco, questo è, è un altro buon modo che la Regione avrebbe per far vivere meglio i nostri cittadini. Quindi finanziare adeguatamente, ad esempio, queste due leggi sarebbe eh, trovare i fondi e finanziare adeguatamente e avere la volontà politica di farlo sarebbe sicuramente una scelta giusta e che, ad esempio, eh, noi perseguiremo. Un flash sulle elezioni regionali che ormai sono in avvicinamento. Comincio da Bottini perché sulle prossime elezioni, sulla nuova legge elettorale, quindi anche sulle modalità con cui si andrà al voto, il pallino in mano al momento ce l'ha il PD. Poi naturalmente la discussione riguarderà tutte le forze politiche. Ecco, quali saranno le novità principali per i cittadini che sceglieranno i nuovi consiglieri regionali. Allora, eh, la legge elettorale credo che ormai sia in dirittura d'arrivo, eh, riguarda la rappresentanza, quindi è, è una legge elettorale come dire, no? eh, importante, il tema è importante, è un tema che stiamo affrontando dentro il PD con la maggioranza ma anche con la minoranza, perché credo che effettivamente sul tema legge elettorale bisogna trovare il consenso più largo possibile perché credo che le regole debbano essere riconosciute da tutti e nel tempo. Quindi c'è un lavoro in questo senso no, che è responsabile da un punto di vista proprio politico. Si andrà a votare per un numero di consiglieri inferiore rispetto all'altra volta, è una riforma importante che l'Umbria ha fatto, si andrà a votare sicuramente no, con l'assenza del listino per come è stato conosciuto, per come i cittadini Umbri l'hanno conosciuto. E quindi i cittadini sceglieranno con la preferenza tutti i 20 consiglieri no, della prossima legislatura. Credo che siano aspetti abbastanza, abbastanza importanti. Eh, aggiungo, non, credo che non si possa eludere un ragionamento che riguarda anche la preferenza di genere. Dobbiamo prendere atto no, del ritardo che si mantiene. Appunto, guardando la rappresentanza no, sulle questioni di genere, la presenza di donne all'interno delle istituzioni è molto ridotta? Metà e metà, quindi? Io credo, io credo che la cosa migliore da fare sia un po' metà-metà, no? è una preferenza di genere no? doppia, mm. che dia ai cittadini la facoltà, non l'obbligo, la facoltà, no? qualora voglio esprimere due preferenze, che una sia una preferenza di genere. Questo perché le istituzioni debbono, anche le istituzioni soprattutto, tendere a rappresentare bene la società. No? Non ci può essere uno squilibrio, no? come attualmente c'è, ma non soltanto un Consiglio regionale. Nelle istituzioni in generale, nelle istituzioni italiane, no? è un problema molto largo e credo che questo sia un altro aspetto. Dopodiché, eh, la legge elettorale dovrà vedere l'elemento governabilità centrale nel ragionamento che si fa, cioè offrire dei numeri per poter governare e quindi offrire anche stabilità in prospettiva ai futuri governi, questo però deve essere il rapporto al consenso, perché c'è stata, e non lo dimentichiamo, una sentenza della Corte Costituzionale, riguardava la legge nazionale, ma dobbiamo prendere no, ispirazione da quella sentenza per cui un premio di maggioranza deve scattare, ma dopo una certa soglia. No? Io dico all'incirca 40%, perché se prendi meno voti... No, se prendi meno voti è giusto che tu abbia meno consiglieri. No? Ecco, questo è un tema abbastanza messo a fuoco per l'intanto. E l'altro aspetto no, è eh, cercare di ragionare in termini di coalizione, cioè nel senso anche qui trovare un rapporto equilibrato tra il consenso e la rappresentanza, no? in maniera che eh, la pluralità anche degli interessi che poi si coagula sulle forze politiche possa trovare rappresentanza. No, in Consiglio regionale. Anche qui trovando un equilibrio no, possibile no, eh, non dimenticando mai che il, la barra di riferimento è il consenso, cioè uno i voti li deve avere, li deve prendere, ecco, però cercare di ragionare no, come dire, in termini di, di coalizione. Ecco, questi sono aspetti abbastanza importanti credo, no, della futura, futura legge, legge elettorale. Siamo ormai in, in dirittura d'arrivo e credo che, come dire, la commissione che abbiamo investito no, per questa eh, riforma, le forze politiche e così via no, stiano stringendo e, e presto penso che venga depositata un progetto di legge in Consiglio regionale. Sono quindi necessarie delle alleanze anche, no? Per riuscire a raggiungere un forte consenso eh, non io dovrà io essere credo... solo PD. Anche no, 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 no sicuramente... tutt'altro, cercavo di dire tutt'altro. Mm. No, credo che, ehm, come dire... In un momento anche difficile come questo, no? la rappresentanza è importante, dare l'opportunità di essere rappresentati è importante, no? per cui io tendo, almeno io, a ragionare molto in termini di, di coalizione, cioè perché se c'è una fetta di cittadini significativa, significativa, è giusto che invece che lasciarla alla deriva in maniera protestataria, no? eccetera, eccetera, distante dalle istituzioni, trovi rappresentanza all'interno delle istituzioni. Questo cosa significa? Una soglia di sbarramento no? diciamo così, eh, non, non elevatissima? Potrebbe essere un ragionamento intorno a no? questo tipo. Ecco, però io credo che bisogna ragionare in termini di coalizione eh no? perché altrimenti rischieremmo no? con le regole elettorali no? di lasciare fuori dall'istituzione tantissimi cittadini. Cirignoni, novità in vista? Per lei tutto nuovo perché si presenta addirittura con una nuova forza politica. Ma eh, insomma, non, non, qui non è più una questione solo di centro-est e centro-sinistra, perché no? In teoria ci sono altre forze, espressioni civiche, cittadinanze, insomma, certo, eh, partiti, che, sì. movimento a 5 Stelle, insomma. Eh, è un sì, po'. È un'incognita un ancora. Un mondo che cambia, un mondo si preannuncia una lotta che spero sia una lotta democratica, come debba essere, senza colpi bassi, fatta sui contenuti, sui programmi. Eh, né negli interessi principali degli Umbri e Umbria e dell'Umbria. Credo che eh, la legge elettorale su questa legge che presto verrà depositata in Consiglio e quindi sulla quale poi discuteremo anche nell'aula consigliare eh, sia importante l'eliminazione del listino perché insomma i nominati obiettivamente è bene che si passi sempre per la scelta del lettore e quindi per le preferenze, credo che questo sia importante. Su quanto riguarda la questione della parità di genere, ma io ritengo e ho sempre ritenuto che l'importante sia che nelle istituzioni Arrivino persone intelligenti ed oneste e, e con il mandato degli elettori, quindi con i voti. Poi, per il resto, eh, se sono di genere maschile o femminile, conta credo molto meno. Eh, devo dire che, ehm, sul uh, nuovo assetto anche istituzionale, tenuto conto che ci sarà la riduzione, abbiamo già votato, quindi il nuovo Consiglio regionale avrà 20 consiglieri. Eh, devo esprimere soddisfazione per il fatto che l'Ufficio di Presidenza ha. ha Preso atto, stimolato diciamo, dalla mia proposta di legge depositata eh, da tempo che prevedeva la riduzione eh, dei membri dell'Ufficio di Presidenza da 5 a 3, da 5 a 3 sì, e l'eliminazione del Comitato per la Legislazione, eh, questa è stata poi fatta proprio dall'Ufficio di Presidenza, ha già passato eh, la prima votazione perché, perché lo ricordo è una legge statutaria quindi deve essere votata due volte, ha già passato la prima votazione all'unanimità. E quindi... Anche su questo il Consiglio regionale ha trovato la quadra per eh, ridurre i costi della politica, i costi delle istituzioni, razionalizzandone anche il funzionamento. Quindi su questo la mia proposta di legge tra l'altro prevedeva, ecco su questo devo dire che non ho avuto riscontro, prevedeva anche l'eliminazione dell'assessore esterno, cioè, eh, perché ritengo che eh, era importante che si prendano le, le scelte per i cittadini, scelte importanti come quelle che si prendono all'interno di una regione che riguardano la sanità, la viabilità, la sicurezza debba essere un qualcuno che è stato eletto dai cittadini e non nominato dai partiti. Questo eh, non è stato ancora possibile farlo, non lo so, vedremo se ci sarà il tempo per farlo. Comunque è una battaglia che eh, voglio portare avanti. Telegraficamente, quindi risposta veramente brevissima: eh, sulla fine legislatura eh, Bottini, un bilancio di questi anni? Io non ci devo pensare molto, il bilancio è positivo, perché l'azione del governo in mezzo a una situazione veramente difficile, eh, non possiamo no? non dire no? di una caduta verticale nella di disponibilità delle risorse, delle risorse, credo che si sia esercitata e si sia sviluppata con, a 360 gradi, con grande attenzione a, a cercare di mantenere un'umbria salda da un punto di vista della questione sociale e per quanto di competenza a non far venire meno le opportunità diciamo, di essere competitivi sul versante economico. Eh, certo, no? se, se noi guardiamo semplicemente gli indici no? che oggi presenta la nostra, la nostra regione, vediamo una regione in difficoltà e, e credo che da questo punto di vista no? bisogna anche interrogarsi se, se tutto è stato fatto. No? Diciamo, al massimo e, 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 qualche, e qualcosa non poteva essere come dire, no? magari eh, qualche azione non poteva essere fatta diversamente per presentare un'ombra, un diciamo così eh, diciamo meno, meno ripiegata da un punto di vista economico su quei parametri che conosciamo. Ma io credo che l'azione del governo sia stata un'azione riformatrice, no? sono molte le riforme che sono state concluse. Credo che siano, si sia fatta molta attenzione alla riduzione della spesa improduttiva, spesa del personale, spesa di funzionamento, spesa complessiva dell'ente. Credo che sul versante dei servizi, dicevo prima, la riforma sanitaria è il riferimento principale insomma, no, ed importante per una regione come, come la nostra. Tutta la grande riforma che riguarda la semplificazione amministrativa, che è un tema centrale, le procedure, i tempi di risposta della pubblica amministrazione. L'amministrazione che deve essere al servizio dello sviluppo, consumare poche risorse ma liberarne tante. Sì, ecco, questa è la semplificazione, credo che, la che, che la semplificazione. ancora magari non si vedano gli sì. effetti, no? perché a volte ci vuole del tempo perché le riforme dispieghino no? sì. diciamo la loro bontà, ma siano elementi centrali di un'azione che. Eh, credo possa essere al vaglio e sotto, sotto gli occhi di tutti. D'accordo, grazie Bottini. Ultimo minuto anche per Gianluca Cirignoni, vista dall'opposizione questa legislatura, la sua prima legislatura tra l'altro. Sì, è stata ed è, è un'esperienza direi fantastica, un'esperienza che mi ha dato la possibilità di vedere come funziona della nostra regione, come funziona la nostra massima istituzione, di impegnarmi tra l'altro per difendere estremamente gli interessi della nostra gente e credo che questa fine legislatura ci lasci nelle mani un'Umbria che ha bisogno di cambiare, un'Umbria che ha bisogno in sanità di ridurre le liste d'attesa. Assolutamente, un'ombria che ha bisogno di una viabilità di infrastrutture adeguate che adesso non abbiamo, un'ombria che ha bisogno eh, per la sua economia di sostegno da parte delle istituzioni e di risposte certe. Ecco, eh, questo eh, ci rimane e questo dovremo risolvere eh, con la prossima legislatura, se non ce la facciamo, e non credo che ce la faremo sicuramente in quest'ultimissimo scorcio di questa legislatura. Ringrazio Gianluca Cirignoni, consigliere regionale del gruppo Umbria Popolare, quindi già a sostegno di un candidato alle prossime elezioni regionali, che lo ricordiamo è Claudio Ricci e ringrazio naturalmente anche il consigliere regionale Lamberto Bottini del Partito Democratico per questa disamina fatta oggi. Appuntamento alla prossima settimana.